Possiamo ricominciare? So che cosa mi stiamo male. Non uso la chiavetta, no? Perché dovrei stare qui 24 ore. Allora, questa mattina ho parlato di acqua, prima di arrivare a farvi vedere alcune cose molto interessanti. Sì. E sull'acqua devo fare qualche precisazione, visto che i miei colleghi hanno parlato del ruolo dell'ossigeno, cosa vedi anche dell'idrogeno. Allora, io sono stato uno di quelli che hanno studiato la cellula dal punto di vista biofisico, la disegno. Questa è la membrana cellulare, qui c'è il nucleo col DNA, avete sentito parlare, e qui ci sono degli elementi. Prendo solo e ne disegno questi tre elementi che si chiamano mitocondri, di cui avete sentito parlare abbondantemente questa mattina. Questa è l'acqua extracellulare. E questa qui in verde è l'acqua intracellulare. Allora, da fisico mi sono divertito a vedere come si comporta quella cellula dal punto di vista biofisico. E mi sono divertito a fare una misura, guardate. Ho messo uno strumento di misura che si chiama volmetro, ovviamente i livelli in gioco sono molto bassi, quindi ho usato un millivolmetro e sono andato a vedere se quella cellula lì in condizioni normali genera differenza di potenziale, ovvero tensione. È esattamente la tensione che voi avete nella vostra batteria della macchina, dove c'è scritto 12 volt, o nelle pile che voi acquistate, dove c'è scritto 1,5 volt, piuttosto che 9 volt, eccetera, eccetera. E con grande stupore che cosa ho visto? Che la cellula è un accumulatore, ovvero una pila. La cellula normale, che differenza di potenziale dà? La media, vi dico, Allora, la normale ha meno 70 millivolt, col meno di qua e col più di qua. La cellula normale. E mi sono domandato, ma perché la chiamiamo normale? Perché se c'è una differenza di potenziale vuol dire che qualcuno deve produrla sta differenza di potenziale. E chi è l'artefice della produzione dell'energia cellulare che si traduce poi in quella differenza di potenziale? Punto di domanda. I mitocondri. Ne hanno parlato tutti, ne ha parlato il mio amico Porto, ne ha parlato Giorgio. La differenza di potenziale è dovuta al comportamento di questi signori, e questi signori sono quelli che per noi medici producono ATP, ovvero, dal punto di vista biofisico, energia cellulare. ATP. Ma che cosa succede? Se il mitocondrio o i mitocondri non funzionano e noi medici diciamo sono in una condizione di infiammazione, di cui avete parlato tutti questa mattina, che i mitocondri non producono sufficiente ATP, ovvero energia cellulare, e guarda un po' cosa diventa quando una cellula è infiammata. Ah, cavolo, una cellula infiammata allora vuol dire che è un accumulatore, o una pila meglio, va così, che si scarica. E se prendo una cellula tumorale, i mitocondri non funzionano a sufficienza,
e guarda caso il potenziale diventa meno 20 millivolt. Ah cavolo, anche questo è un paradigma molto diverso rispetto alle nostre conoscenze, perché se io vi faccio adesso il grafico, guarda un po' il grafico, qui metto i millivolt e qui metto il tempo, guarda cosa fa, siamo partiti da 70 millivolt, questo è 50 millivolt, questo è 20 millivolt, faccio il grafico e qui cosa succede? 0 millivolt, la cellula muore. Allora voi avete capito bene quello che hanno detto loro, molto bene, perché se la cellula non viene alimentata, ma da che cosa viene alimentata la cellula? Dall'acqua extracellulare. E quest'acqua extracellulare è H2O, ma se è carente di ossigeno o anche carente di idrogeno, i mitocondri non ricevono quantità di ossigeno, in questo caso, visto che avete parlato di cell food, non riceve quantità sufficiente di ossigeno, per cui il mitocondrio non produce sufficiente ATP, ovvero sufficiente energia cellulare, ovvero differenza di potenziale sufficiente per rendere la cellula in condizione di normalità. Ah, ma allora quello che hanno detto tutti i miei colleghi io la vedo da un altro punto di vista. Diamo più ossigeno, e più ossigeno vuol dire che in questo caso prendo una cellula infiammata che ha meno 50 millivolt, il più ossigeno mi permette di riportare la differenza di potenziale a meno 70. Quindi è vero che il ruolo dell'ossigeno è fondamentale per la vita della cellula. E quindi tutti i sistemi che permettono l'ossigenazione, questa mattina avete parlato di molti sistemi, alcuni dei quali però creano dei problemi, questo sicuramente no. E devo dire che se noi lavoriamo, cosa che dal punto di vista fisico stiamo facendo, su rendere in maniera stabile l'acqua che noi beviamo, l'acqua che utilizziamo nell'immersione, se riusciamo a mettere in condizioni stabili l'acqua con una quantità di ossigeno, fate uno scherzo, ecco, mi è venuto un'idea, vediamo un po' che acqua è questa. Sorgiva, benissimo. Se io vado a leggere l'etichetta di quest'acqua, mi dirà tutti gli elementi disciolti, andate a vedere quanto ossigeno c'ha. Dottoressa, vorrei leggere quanto ossigeno c'ha, ve lo dico io, no, te lo dico io, zero. Allora capite che cosa significa dover integrare con elementi che sono in grado di dare ossigeno. Il vero problema che noi dovremmo affrontare, e questo lo stiamo affrontando, e lo stiamo affrontando con successo, Giorgio lo sa, è rendere l'acqua ricca d'ossigeno. Se non ce la facciamo, andiamo là. Perché quello è un sistema molto importante, semplice, che può dare grandi risultati. Ma io sono qui in questa seconda fase del mio discorso per parlarvi invece di circuiti risonanti. Allora mi sono portato questo che tutti voi conoscete, per voi è una radio. La radio è caratterizzata dal fatto che c'è un tasto che rappresenta l'accensione. Qui
che mi tenga il microfono un secondo, perché adesso vi voglio fare questo scherzo. Questa radio sta captando. Questa radio sta captando un'onda che è qui dentro e che io non sento, voi sentite l'onda, no? Se non avessi questa roba non la sentirei. Ma se io giro, ne sento un'altra. Ma se io giro, ne sento un'altra. Ma se io giro, ne sento un'altra. Qui ci deve essere qualche cosa di eccezionale, segreto, perché noi siamo invasi da onde che non vediamo, non sentiamo, non percepiamo, ma attraverso quello strumento io lo percepisco. Ma se vi prendo una televisione, ve la porto qua, e posso dire che ricevo Rai 1, Rai 2, Rai 3, eccetera. E cosa c'è dentro in questa roba qua? Che cosa c'è? C'è un circuito che noi chiamiamo circuito risonante. Ma quello che non ho potuto dirvi stamattina, noi siamo circuiti risonanti? Ma che lo so. Vuol dire che noi siamo fatti di circuiti che si chiamano fegato, che si chiamano pancreas, che si chiamano milza, che si chiamano tutti gli elementi che compongono il nostro corpo umano, la C1, la C2, la S1, la S2, la S3, sono circuiti risonanti. Ma cosa dici? Bene. Questo è quello che noi sentiamo, perché fortunatamente la frequenza emessa da quella tromba è nella gamma di frequenza del mio orecchio, ma il resto delle onde che sono qui dentro, che io vi ho fatto sentire, non ci sono. La domanda che però io, da fisico, da biofisico, da medico che interpreta la fisica, ma vuoi dirmi che il fegato è un circuito risonante? E che cosa risuona? Che cosa prende? Ma tu senti qualcosa, tu fegato, te lo qua. È una bella cosa, che è una bella domanda questa. Perché questa mattina io ho parlato di cuore e ho visto che il cuore emette. E che cosa emette il cuore? Vi ho detto campo elettromagnetico, e il campo elettromagnetico è un'onda, e l'onda è caratterizzata da ampiezza, ma me ne frego, ma è caratterizzata da un parametro che si chiama frequenza. Quindi quella radio lì sta dentro un circuito risonante in grado di prendere la prima che vi ho fatto sentire, la prima stazione che vi ho fatto sentire, la seconda che vi ho fatto sentire, la terza, la quarta, la quinta, che hanno frequenze diverse e che sono qui dentro. Quindi ritorno al tema, ma il cuore emette campo elettromagnetico? Sì signore, ve l'ho dimostrato, non vi ho contato una palla. Il cervello emette campo elettromagnetico? Mi viene un dubbio, ma vuol dire che il fegato non è in grado di emettere campo elettromagnetico? Vuol dire che il pancreas non è in grado? Allora la risposta ve la do io per tutti. Sì, è in grado. Qual è la differenza tra cuore, cervello e fegato, pancreas, milza? Che nel cuore i miei maestri, quando abbiamo studiato, mi hanno detto la corrente che usciva dal cuore. Mi hanno detto i neurologi, i miei maestri che abbiamo studiato, fatto vedere la corrente che esce dal cervello, e io poi l'ho commutato in campo elettromagnetico. Ma nessuno mi ha detto il fegato, nessuno mi ha detto il pancreas, ma io vi faccio vedere che cos'è. Guarda cosa salta fuori,
rispetto a quelle onde, mettiamo pure il tempo, le frequenze e l'ampiezza, chiamiamola pure corrente. Guarda cosa esce dal corpo umano, guarda voi, appunto il mio, guarda cosa esce dal corpo umano. Cos'è quella porcheria lì? È quello che esce. È la somma di tutti i segnali che escono dal corpo umano. E dammi l'interpretazione, caro Spazio, adesso mi hai messo su una porcheria di quel disegno, dammi l'interpretazione. Non sono in grado. Perché? Perché non riusciamo ancora a decifrare lo spettro che esce dal corpo umano. Ma vi devo dire che io faccio sempre il fisico anche, e vi devo dire che non è vero quello che ho detto io. Noi non sappiamo ancora decifrare dal punto di vista della fisiologia di tutti gli organi, mentre sul cuore sì, sul cervello sì, perché me l'hanno spiegato gli altri. Oggi sono io che cerco di spiegare quella roba lì, sono io. E vi devo dire che anche se un segnale è così brutto, schifoso come ho disegnato lì, è sempre riconducibile, è un teorema che si chiama teorema di Fourier, voi fregatevi del nome, ma un segnale è sempre riconducibile alla somma di segnali meravigliosi che sono segnali sinusoidali, in cui c'è il punto che parte da zero, va al massimo, ritorna a zero, va al minimo, torna a zero, eccetera. Allora quello schifo lì è pari alla somma, detto, di segnali bellissimi, meravigliosi, a frequenza diversa, la cui somma di tutti questi n segnali dà questo spettro. Ah, ma allora dal corpo esce la terra quella faregna? Sì, certo, non sono qui per prendermi in giro io. Ma allora, qual è quel tracciante che potrebbe essere significativo e che ti dà uno spettro del genere? Ah, ce ne sono, ma qual è quello più semplice? Perché io potrei dirti, la saliva, i nostri amici che stanno studiando gli spermatozoi, potrei dirti prendo gli spermatozoi, vabbè, prendo gli spermatozoi, sembra facile da dire, ma per produrli non è così facile davanti a tutti voi, quindi è un esame un po' particolare, ma se ti tiro via tre capelli, ne ha parlato Burgio, ne ha parlato lui, e il capello è un tracciante biologico meraviglioso, stupendo. E qual è lo spettro del capello? Questo qui è lo spettro. Ah, se è quello lì, allora come faccio io adesso attraverso il cappello che mi produce quello spettro a fare in modo che questo spettro io te lo, come dire, immagazzini, te lo rilevi? Come faccio? Allora arrivo qua, come faccio? Quello lì è uno spettro che rappresenta un sistema di onde elettromagnetiche espresse dal corpo. Ma questo qui c'ha dentro un circuito in grado di captare le onde elettromagnetiche che sono dentro in questo ambiente. L'ho portata apposta per dimostrarvelo. E poi vi parlerò di una cosa interessante. Perché avete visto che quando ho acceso la radio la riaccendo un secondo? Se io ve la metto qua, in questa situazione, voi capite cosa sta ricevendo questa? È un caos. E cosa vuol dire questo caos? Vuol dire che la mia radio in questo momento sta ricevendo più frequenze, quelle che noi chiamiamo interferenza. Ah, ma allora qui torno a scrivere qualcosa, perché allora vuol dire
che noi, quando abbiamo delle patologie o sta per arrivare patologia, potrebbe essere un fenomeno di interferenza tra frequenze, che è un concetto, un paradigma totalmente diverso rispetto alla lezione magistrale che ha fatto il mio amico Burgio. Totalmente diversa. Ah, interferenza. No, te l'ho dimostrato. Quando in un sistema risonante entrano dentro più frequenze, si ha il fenomeno dell'interferenza. Ma allora, qual è il circuito risonante che è dentro quella radio e che mi permette di captare i campi elettromagnetici qui dentro? Ve lo faccio vedere io. Guarda, è un filo avvolto, fatto così, si chiama bobina questo filo avvolto. Guarda, ok, basta. Questa bobina, dal punto di vista fisico, è caratterizzato dalla lettera L, che si chiama, da una fregata, si chiama induttanza, ma non ci interessa, dai. Allora, un filo avvolto, questa bobina, che è un filo avvolto, è rappresentata da L. Poi guarda cosa ti faccio. Collego questa estremità della bobina ad una piastra, eccola qua, guardate, e la seconda piastra è questa, e in mezzo tra le due piastre c'è aria. Questa qui si chiama condensatore e la sua lettera che si identifica è C. Beh, vi devo dire che non imparatevi le formule anche se io vi devo far capire fino in fondo. La frequenza di questo circuito che è dentro a quella radio lì e che mi ha preso la prima onda, la seconda, la terza, la quarta, come ha fatto a prenderle tutte queste qua? Vuol dire che cosa ho variato io? Ho variato il condensatore, ovvero cosa ho fatto nell'interno della mia radio. Questo che era C, se sposto la piastra rispetto all'altra, se la avvicino, cambia C. Ecco perché gli ho messo un C con la freccia. E la frequenza di quel circuito lì, in grado di prendere la prima frequenza, la seconda, te la dico io com'è. Guarda, frequenza, ti faccio vedere che sono le formule a memoria, 1 diviso 2 pi greco, radice di L, C. E se C è variabile, cambia la frequenza. Ah! Ma allora lì dentro in quella radio c'è un circuito risonante sulle varie onde a frequenza diversa, ve l'ho dimostrato, F1, F2, F3 che rappresentava la prima onda, la seconda onda, la terza onda, la quarta onda, e a questo punto la mia radio mi ha permesso di ricavare e di ricevere tutte le onde elettromagnetiche unicamente spostando questo parametro che ho chiamato condensatore, una piastra rispetto all'altra. Ah, ottimo. Allora ritorno a fare il medico. Ritorno a fare il medico per dire, ma quello spettro che tu hai disegnato qua è uno spettro di onde che tu hai detto che sono le onde complessive che escono dal corpo umano. Sì, e che viene memorizzato dal cappello. E infatti, guarda, questo è le frequenze, questo c'è una frequenza F1, questo c'è una frequenza F2, F3, F4, F5, F6, F6, oh, guarda quante frequenze c'ha. Si chiama infatti spettro di frequenza, la somma di tutte le frequenze emesse dal corpo umano. Allora ti dico questo, e state bene sedute. Allora vuol dire che ogni organo è composto, secondo me, e manca nella medicina, cosa che faremo prossimamente, è non solo l'anatomia, non solo la fisiologia, non solo la patologia, manca un libro che mi dica quali sono
le frequenze di risonanza di ogni singolo organo. C'ho questo, che è la somma. Non capisco se questo qui è il cervello e questo qui arriva dal cuore e questo arriva dalla milza e questo arriva dal fegato. Ah, ma dobbiamo farlo. Perché sei in grado già di farlo? Sì, sono in grado già di farlo. Beh, allora abbiamo scoperto tutto. Perché abbiamo scoperto tutto? Perché, guarda un po', arrivo al circuito risonante progettato da un grande amico. Ah, questo qui è un grafico in continua, guardate che è un grafico in continua. Il mio pennino avrebbe fatto tutto questo. Ma secondo voi un computer è in grado di memorizzare uno spettro in continuo? No, signore. Il computer memorizza solo informazioni di tipo digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io questa curva la metto come successione di punti, eccoli qua, vedete in rosso che vi sto facendo tutti i punti, eccoli. E allora i punti sono elementi che possono essere totalmente resi digitali, il computer sa solo riconoscere lo 0,1 e va bene, allora io faccio sostanzialmente un codice di un segnale analogico, lo trasformo in segnale digitale e questo segnale digitale lo posso tranquillamente mettere in memoria sul computer, eccolo là. E poi, una volta che ce l'ho sul computer in maniera digitale, posso mandarla anche dall'altra parte del mondo, quello spettro lì. E certo, ovvio. Ci sarà un altro computer là o un centro di elaborazione dati, guarda caso, che riceve il mio segnale e lo decodifica. Cosa vuol dire lo decodifica? Lo rende la somma di segnali, grazie a Fourier, l'ho detto prima, la somma di segnali belli, sinusoidali, a frequenza diversa. Allora che ti faccio? Guarda un po'. Ci abbiamo qui un S-Drive. Guarda un po'. Eccolo qua. Guarda questa meraviglia. Attenzione che adesso vi faccio vedere come questo è esattamente quello lì. Avete visto che nell'S-Drive c'è una robina che gira così, 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 arriva al centro, torna indietro, non si confondono le tracce, poi fa così. Eccolo qua. Guarda un po' che te lo imito io, l'S-Drive. Questo è il mio circuito oscillante, Guarda il condensatore, sono le due piastre. E se io sono la bobina, Ecco la bobina che è qua, nel mio petto, questa è la parte terminale della bobina, questa è la parte iniziale della bobina e questo è il condensatore. Se io mi facessi così, guarda, mi allargo, 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 la bobina è questa, il condensatore, la piastra è questa qua e l'altra piastra è questa qua. Ecco chi ha fatto l'invenzione. Ha realizzato un circuito oscillante, che è esattamente quello che vi ho fatto vedere lì, fatto in questo modo e disegnato su questa piastra. Cosa meravigliosa, perché? E adesso io ti faccio questo. Tolgo via tra capelli, io cercherò di fare il meno possibile questo esame perché i capelli ce l'ho pochi. Quindi questo fallirà con me. Allora, strappo tre cappelli, li metto al centro di questo circuito oscillante, parte lo spettro che è digitalizzato, quindi a punti, viene memorizzato lì e attraverso internet
viene mandato dove? In Germania. E perché in Germania? Ah, potevo mandarlo anche in Australia, sì, per quella. Ma perché il centro grande di elaborazione dei dati, in cui ci sono dentro spettri tradotti in onde sinusoidali di 200.000, 300.000, 500.000, 1 milione di informazioni, arriva il mio informazione del cappello, va là, viene confrontato il mio spettro tradotto in somma di onde sinusoidali con la grande memoria che è lì dentro. E cosa si fa? Oh, riparte dopo un quarto d'ora. Guarda, i codici sono qui, li abbiamo decifrati tutti. Allora, dai tuoi capelli mi risulta mancanza di vitamina qua, eccesso di vitamina là, inquinamento da campi elettromagnetici. Come fai a dire inquinamento? Sì, certo, perché nei vari grafici salta fuori l'inquinamento di ogni tipo, compreso l'inquinamento di tipo elettromagnetico. Allora, non è che questo strumento dà una diagnosi, dà un indirizzo, ti dice, oh, guarda che quello lì è carente di questo, guarda che quello lì c'ha un eccesso di quest'altro, guarda che quello lì è soggetto ad un inquinamento di tipo atmosferico. Di quale? Elettromagnetico. E allora tu cosa devi fare? Da medico. Utilizzi quello come indirizzo, perché consigli al tuo paziente che devi, se sei carente, devi dargli questo. Se in effetti non sei carente, devi togliere degli alimenti. E quindi è uno strumento di indirizzo. E dopo 90 giorni cosa fai? Poi abbiamo detto, ma scusa, perché 90 giorni proprio? Ma perché il metabolismo per le persone come noi che non sono più degli atleti, mentre sentirete parlare il mio amico degli atleti, il metabolismo è molto diverso, tu puoi richiamarlo dopo avergli dato l'indirizzo giusto dopo 30 giorni e vedere se quello ha obbedito, come varia i vari parametri, come varia. Quindi è uno strumento molto importante, perché stamattina abbiamo fatto un cappuccione molto interessante sulla parte epigenetica. E nell'epigenetica abbiamo visto che il nostro DNA, che noi ritenevamo unicamente dipendente dal padre e dalla mamma, col cavolo, è dipendente da un sacco di variabili, e le sacco di variabili sono l'alimentazione, l'inquinamento, le vitamine, gli aminoacidi, le proteine, tutto questo. E allora è uno strumento molto importante che ci può permettere davvero di indirizzare in maniera seria, quando invece noi abbiamo molte persone che si occupano di alimentazione, ma non hanno poi strumenti. Sì, l'unico strumento, non è vero che non ce l'ha, l'unico strumento è la misura dell'impedenza. Ma mi viene quasi da ridere, perché l'impedenza cosa dice? Ti dà indicazione della massa grassa e ti dà l'indicazione della massa magra. Benissimo. Ti dà anche qualche informazione sull'acqua, molto importante, ma questa è una cosa totalmente diversa. Ti dà un indirizzo attraverso il quale tu puoi modulare le terapie che sono l'alimentazione e tutto il resto in funzione del documento che ti arriva. Questo documento è un documento scientifico, perché si basa, tu mi stai richiamando, si basa sui sistemi di biorisonanza, di cui io sono uno dei grandi, come dire, estimatori, perché io vedo la parte della medicina attraverso tutto quello che voi sapete come me, ma vedo anche la parte della medicina con particolare attenzione su quello che vi ho detto, quindi concludo il mio discorso facendo questo, guarda. Non disegno benissimo perché non voglio farvi perdere tempo. Ecco, guarda un po', questo siamo noi e qui ci sono N circuiti. Questo risuona su frequenza 1, questo risuona su frequenza 2, questo funziona su frequenza 3. Poi basta, puntini, 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 l'ultimo
funziona su frequenza n, con n che va da 1 all'infinito.